Buongiorno, buongiorno. Anche lei per coperta. Siamo coperti, sì. Veramente buongiorno. A freddo. Giornata mite. Sì, allora. Dunque, questa giornata dedicata ovviamente alla preparazione del prossimo Consiglio europeo, Consiglio europeo straordinario, per il quale, nel quale voi sapete che verranno discusse alcune materie che sono molto importanti, centrali anche per l'Italia. Le due principali, al netto ovviamente del tema del sostegno all'Ucraina, riguardano le materie economiche e quindi la competitività delle imprese e la gestione dei flussi migratori. Io ho ritenuto che fosse un buon modo, diciamo così, per aprire la discussione, ovviamente nelle interlocuzioni che si stanno avendo in questi giorni, in queste settimane, venire qui in Svezia. La Svezia ha appena assunto la presidenza di turno del Consiglio europeo, con un governo nuovo, tra l'altro, che è nato più o meno negli stessi giorni nei quali nasceva il nostro. Stiamo raccontando la posizione italiana, che significa ovviamente, per quello che riguarda la materia economica, non limitarsi al tema degli aiuti di Stato, che chiaramente rischiano di produrre, diciamo, una difficoltà tra gli Stati che hanno un maggiore spazio fiscale e gli Stati che non hanno quello spazio fiscale. In particolare la posizione italiana riguarda il tema di una flessibilità dei fondi esistenti e riguarda il tema di un fondo sovrano per aiutare le imprese europee in questa particolare situazione. E sulla migrazione, voi sapete che insomma l'Italia ha richiamato l'attenzione sulla rotta mediterranea, sulla difesa dei confini esterni. I documenti di partenza sono degli importanti passi avanti e siamo ovviamente, insomma, avendo dei colloqui a 360 gradi per arrivare, insomma, a delle sintesi possibili che possano tenere in conto gli interessi italiani. Sui migranti la Svezia forse è un po' più distante dalla posizione italiana, è così, ha trovato questo... Devo dirle di no, nel senso che chiaramente la realtà che si vive qui, anche il rapporto con l'immigrazione, è diversa dalla nostra, nel senso che noi affrontiamo proprio una situazione che è particolare in tutta Europa, no? In Europa si parla molto ovviamente anche di difesa dei confini, eccetera, ma insomma il tema del mare, no? del Mediterraneo è un tema che è più difficile da approfondire sul piano strutturale. Però io credo che ci si debba rendere conto del fatto che oggi, anche nel conflitto ucraino nel quale ci troviamo, legato al tema migratorio, c'è anche una questione riguardo alla sicurezza, se non si riesce a, diciamo, governare, no, le situazioni. E credo che sia legittimo per l'Italia, nel momento in cui altri chiedono la difesa, diciamo, la difesa dei confini dai movimenti secondari, porre il tema che prima di movimenti secondari ce ne sono di primari. E quindi il tema, la questione che, ripeto, è alla base dei documenti sulla difesa, diciamo, della dimensione esterna, questo credo che sia il modo di affrontare questa situazione. E devo dire che io, di fronte al racconto di quello che, insomma, noi viviamo ogni giorno, delle difficoltà che stiamo avendo e anche del lavoro che sta facendo l'Italia, perché non vi sarà sfuggita ovviamente il nostro protagonismo nel Nord Africa, no? Perché poi il tema fondamentale rimane la cooperazione, offrire delle alternative a chi va via, a chi scappa, no? E questo è un lavoro che l'Italia sta facendo, ma che se facesse in maniera molto più significativa l'Europa farebbe ovviamente molto più la differenza. Dobbiamo andare. Grazie. Buon lavoro.